Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a casa con uno sfondo molto molto natalizio. Qui c'è il mio albero che sarà il protagonista di questo video e qui c'è la mia stufa che è la mia migliore amica per tutto l'inverno. Allora, sto facendo questo video dopo le vostre richieste sia su Instagram che su YouTube. Vi ho detto che stavo realizzando il makeover del mio albero di Natale. Questo albero ha circa 10 anni, è un classico albero di Natale in plastica e nel tempo mi sono accorta che era diventato un po' spoglio e quindi già l'anno scorso mi balenava in testa l'idea di dargli una sistemata. E quindi quest'anno mi sono decisa e ho detto ok, o lo compro nuovo o lo rifaccio. Sono andata in giro per i negozi e gli alberi di Natale di questo tipo e di questa altezza, perché il mio albero è alto 2,40 m, anche se il pezzo che sto utilizzando è solo di 2 metri. Dicevo che appunto l'albero di questa altezza è di questo tipo qua, quindi quello bianco con la neve finta, non quello completamente bianco, ma quello con l'aggiunta della neve, ha un prezzo molto alto, almeno qui nella mia zona. E quindi, dal momento che appunto è un paio d'anni che ci sto dietro, ho deciso che era assolutamente arrivato il momento di dargli una sistemata, perché così non mi piaceva più. E quindi cosa ho fatto? La primissima cosa che ho fatto è stato rendere l'albero più folto. Cosa ho fatto? Ogni pino, ho notato che tutti i pini, non solo il mio, ma una gran parte di pini, hanno la parte iniziale. Adesso provo a farvela vedere senza far cadere tutto. La parte iniziale, e intendo questa dove hanno il gancio per appenderlo, almeno nel mio caso è perché ha i rami che si agganciano sul palo dell'albero. Adesso dipende ovviamente da come è fatto un albero, nel mio era possibile farlo. Allora, questa parte qui con il gancio era lunga quasi 20 centimetri e quindi restava tutta questa parte qui di ferro senza rametti, senza pino, senza questi rametti qua, e quindi l'albero sembrava più spoglio. La primissima cosa che ho fatto è tagliare tutta la parte appunto di ferro in eccesso, e quindi gli ho tolto quasi 20 centimetri di ramo che appunto non serviva a nulla, e tornandomi utile in ben due modi. Il primo è appunto rendendo l'albero più folto, perché adesso sembra più folto, più pieno, perché tutta questa parte vuota non esiste più, e l'altra è perché si è stretto di più di 30 centimetri l'albero. Adesso sembrerà che l'albero, tolto questo pezzo qui, venga malissimo, invece poi vi farò vedere il risultato finale. Il risultato è lo stesso, solo che è più stretto, e nel mio caso, dato che ho anche la casa abbastanza piccola, avere un albero un po' più stretto, ma comunque ha le sembianze di un albero di Natale come quelli che trovate in vendita, non è che è storpio adesso, è perfetto uguale, con l'unica differenza appunto che riesco ad infilarli in un buco a casa mia. Ok, seconda cosa che ho fatto è appunto già l'albero così mi piaceva in realtà, perché era molto folto, molto bello, pieno e sembrava già ringiovanito, però mi è rimasto il pallino della neve e quindi ho incominciato a guardarmi in giro video, post, fotografie, a parlare con persone. E per cercare una soluzione per realizzare appunto la neve sul mio albero, e me ne sono state suggerite tante, ne ho viste tante, ne ho provate tante, ma in realtà nessuna faceva caso mio, nessuno mi soddisfava fino in fondo come risultato finale, e quindi ho incominciato a sperimentare con la prima fila più bassa dell'albero. Ho incominciato un po' a sperimentare le varie opzioni fino a trovare quella che secondo me è momentaneamente il risultato migliore. Dico momentaneamente perché bisogna vedere come si comporta il prossimo anno, nel senso che quando dovrò togliere l'albero e rimetterlo dentro lo scatolone per poi tirarlo fuori l'anno successivo, un anno dopo, devo vedere appunto in che stati sarà, perché potrebbe essere da buttare, come potrebbe essere rimasto ancora bello così, o potrebbe essere da sistemare. Il risultato finale vero e proprio lo vedremo il prossimo anno. Comunque, cosa ho fatto? Dopo vari esperimenti e dopo vari tentativi, ho incominciato e ho trovato quella che secondo me è la soluzione migliore, e adesso
andiamo a realizzarle insieme. Ho solo vari spezzoni di quello che ho fatto durante quei giorni, perché come vedete il mio albero è già finito e quindi non potremo farlo insieme oggi. Comunque, cosa ho fatto? Vi lascio come sempre il quadrettino qua da qualche parte dove vi mostro appunto le clip di quello che ho realizzato, insomma, con l'albero, sempre che sia venuto qualcosa di decente. Allora, cosa ho fatto? Ho preso intanto come materiali ho usato colla vinilica, neve finta, quella in polvere, non so come si chiama, e della tempera bianca e della neve spray. Questo è tutto quello che ho usato. Per realizzare questo progetto io ci ho impiegato più giorni perché ho utilizzato la colla vinilica. La colla vinilica purtroppo ci mette diverse ore per asciugarsi e io, non avendo spazio per lasciare asciugare tutti i rami, ho dovuto farne un pezzo alla volta. Se voi conoscete una colla che si asciuga più in fretta ma che ha lo stesso metodo di utilizzo della colla vinilica, utilizzate quella e lasciatemelo scritto sotto nei commenti, che così la prenderò in considerazione per i prossimi progetti. Se non ce l'avete, utilizzate la colla vinilica, ma tenete presente il tempo di asciugatura. Il primo passaggio è stato preparare la colla vinilica per attaccarci sopra la neve in polvere. La chiamerò neve in polvere, ma in realtà non so se è il nome giusto. Quindi ho versato in un piatto la stessa dose di colla e acqua e poi metà dose di tempera bianca. La mia tempera che vedete La tempera bianca che vedete sulla mia clip è un po' liquida perché era secca e quindi gli ho aggiunto acqua per poterla utilizzare di nuovo, insomma, per non buttarla via. E quindi è un po' liquida per quello. Voi utilizzate quella normale, ovviamente. E l'ho mescolata bene tutto e poi con una spugna sono andata a tamponarla nel ramo. Dopodiché ci ho sparso sopra la neve. Inizialmente, quando la neve era tanta, andavo proprio a infilare nel sacchetto e a pucciare dentro la neve, e dopodiché, quando la neve era di meno, ho incominciato a spolverarla sopra proprio come se fosse della neve che cade dal cielo. Una volta che ho applicato la neve, quindi l'ho lasciata asciugare fino al giorno dopo. Purtroppo io, ripeto, non avevo spazio e quindi ho dovuto fare un pezzetto alla volta. E se avete un'altra colla, utilizzate un'altra colla al posto della colla vinilica, così sarà tutto più veloce. Una cosa che non ho potuto fare dopo aver applicato la neve in polvere è stato spruzzare la colla spray. Ho cercato la colla spray dappertutto in questi giorni, ma sembra che magicamente nell'ultimo periodo si sia volatilizzata nel nulla e quindi questo passaggio non ho potuto farlo. Io credo, anche se non ho provato, quindi dovrei sperimentarlo in realtà, che dopo aver applicato la neve finta, la neve in polvere, una spruzzatina con la colla in spray ce la darei per fissare tutto. Qualcuno mi ha suggerito di utilizzare la lacca, se volete provare, provatela, poi fatemi sapere i risultati sotto. E anche se provate la colla in spray, ditemi alla fine come viene fuori. E se mi rendevo conto che l'albero non aveva ancora molta neve, rifacevo questo passaggio qui, quindi lo facevo per la seconda volta, ma l'ho fatto poche volte, insomma, in linea di massima il risultato veniva abbastanza bene, anche perché gli lasciavo tutto il mucchio di neve sopra finché appunto la colla non era sciolta, non era asciutta, e poi andavo a sgorlarlo bene finché non cadeva più nulla, e poi da lì decidevo se riapplicare la colla con la neve in polvere oppure passare al passaggio successivo, che era quello di spruzzare la neve spray. Di questa ne ho utilizzata ho utilizzato diverse bombolette, ma per due motivi. Boh, il primo è perché ho utilizzato almeno 4 o 5 bombolette per fare l'albero, però devo dire che un paio di bombolette non hanno funzionato e quindi ho dovuto ripassare la seconda volta i rami. Quindi quando prendete la neve in spray bisogna andare un po' a fortuna, quindi o trovate una neve buona e una bomboletta che funziona, oppure bisognerà rifare anche qui questo passaggio. Purtroppo io sono andata un po' a caso e non sono stata molto fortunata. E comunque, una volta che ho trovato la neve spray adatta, ho incominciato a spruzzare anche qui, ramo per ramo, tutta la neve finché non mi piaceva il risultato.
E anche qui poi ho lasciato asciugare. E niente, questo è quello che ho fatto io per realizzare l'albero. Spero che dall'eclipse sia visto qualcosa. Adesso vi mostro quello che è il risultato finale. E niente, a me piacerebbe tantissimo vedere le foto dei vostri alberi di Natale, non per forza bianco, quello che avete voi a casa, le decorazioni, i gingilli che avete scelto da utilizzare nell'albero, i colori che avete scelto. Insomma, sono molto molto curiosa di vedere i vostri alberi di Natale, quindi sarei molto molto felice se mi inviaste le vostre foto, mi taggate su Instagram, insomma. Ne sarei molto felice e non so, magari possiamo dargli un hashtag, il mio albero di Natale 2019, che ne dite? Io pubblicherò la mia e spero insomma di vedere anche i vostri alberi perché sono molto 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 curiosa. Spero che questo video vi sia tornato utile in qualche modo, purtroppo come vi ho detto non l'ho realizzato insieme a voi, ma con le clip e con la spiegazione spero insomma che qualcosa si sia capito. Nel caso di dubbi lasciatemi scritto le domande, quello che volete, io vi rispondo. E niente, con questo è tutto. Lasciate un mi piace al video per sostenermi, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Condividete questo video con più persone possibile in modo da aiutarmi a crescere. E niente, con questo è tutto, io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Tra l'altro tutto in quest'albero è realizzato da me e vedete i video sul canale, quindi trovate tutto, eccetto la stella che questa mi è stata, è un regalo della mia mamma e quindi è lì a fare da punta per il mio albero. E come decorazioni ho realizzato queste palline realizzate in tulle, sia in argento che in bianco. Queste palline realizzate con questo materiale che di solito si utilizza come base per il presepe e questi fiocchi di neve che abbiamo fatto nel canale un sacco di tempo fa, quindi niente. E appunto trovate tutti quanti i video tutorial nel canale.